Buongiorno ragazze, vi sto salutando qui dallo specchio del mio forno, non so se mi vedete, insomma. Allora, volevo informare tutte le ragazze che me l'hanno consigliato che ho finalmente trovato un tappeto perfetto per la mia cucina. Come vedete, allora, è tardissimo, sono le 10, ma è sabato. Ieri sera sono stata da amici, ce la siamo presi con calma e quindi oggi ci siamo alzati molto più tardi. Qui ci sono le confezioni che abbiamo fatto colazione, e abbiamo fatto colazione col barro, praticamente. Allora, ragazze, ve lo faccio vedere dal vivo. Finalmente ho trovato il tappeto che sta bene nella mia cucina per ovviare al problema delle gocce quando porto i piatti in lavastoviglie. Però quello che non vedrete dal video, adesso ve lo giro un po' per farvi capire, è che è un tappeto tipo gommato. Dovrebbe essere tipo PVC, cose così. Fa anche rima. Quindi il problema dei peli di cane è molto meno problematico, viva i giochi di parole, dicevo, è molto meno problematico rispetto a un tappeto normale, perché il mio Romeo ci va a dormire sopra e faceva un macello. Allora, io ne ho presi 2 metri, non ero molto sicura della misura, infatti è più grande, e dato che la lavastoviglie sporge qui è troppo lungo, lo devo tagliare. Lo devo tagliare comunque per circa 30 centimetri. E ho pensato di mettere il pezzo che taglierò sotto le ciotole di Romeo. Lui solitamente ha soltanto la ciotola dell'acqua, questa rossa. Questa del cibo gliela metto quando deve mangiare e poi la tolgo. Infatti ha mangiato da poco. Non fate caso alle crepe nel muro qui. Dopo sì. Buongiorno. Lei c'ha la sua nuova fissazione, sta giocando col carrello della spesa. Niente, adesso ci dedichiamo alle cose da fare. Vedete, ci stanno ancora i resti della colazione. I giubbini, le borse di ieri sera, perché siamo tornati veramente tardi, era circa mezzanotte, però poiché ieri era venerdì eravamo tutti distrutti. Già fatto il letto. E poi contavo di mettere le decorazioni autunnali, non ricordo cosa ho preso l'anno scorso, però ragazze, volevo dirvi che praticamente, oddio, non so come inquadrarmi, che il tablet per me è proprio... Ti aiuto. No, veramente, io non riesco a capire come devo... Proviamo così. Dicevo che non decoro la casa soltanto a Natale, ma stagionalmente. Quindi eliminerò tipo le conchiglie, le cose di mare e metteremo le cose autunnali. Ci vediamo dopo. Ho appena rimesso in ordine i cassetti delle posate. Ragazze, guardate qua. Tempo fa avevo trovato questo contenitore da IKEA e mi piaceva tantissimo per la tasca lunga, questa qui dove mettere le cose un po' più voluminose. Cosa è successo? Mi sono recata da IKEA e ho visto la stessa versione, vedete, con la plastica molto sottile, questo si piega, costa veramente pochissimo, con una tasca invece così grande per poter contenere tutti i cucchiai e le posate dei bambini, quelle per la scuola, quelle di plastica, quelle di ferro, eccetera, eccetera. Però che cosa è successo? Sono andata ad inserirlo nel cassetto e sbordava di tipo 1,5 cm. Quindi non ho capito perché IKEA ha cambiato la linea, l'ha fatto comunque parecchio più lungo perché... Questo ci sta proprio giusto, infatti non riesco molto a tirarlo fuori, l'ho dovuta proprio incastrare. Mentre questo qua niente, cioè ci mancava proprio tanto, mio marito aveva proposto di tagliarlo, io alla fine ho deciso di metterlo in orizzontale e non è così male, penso, non lo so, cioè ditemelo anche voi. Questo qui invece l'ho preso in un negozio di casa, questo piccolino qui dietro. E anche questo fa parte di che ho voluto ovviare comunque con tutte cose bianche. Qui c'è il tappetino antiscivola perché in passato c'avevo delle pinze, ne è rimasta una perché non so dove mettermela. Magari forse sarebbe più igienico tenerla qui, vediamo. Vabbè, qua ci sono le solite utilità, foglietti. Ho ancora queste unghie, ragazze, l'estetista purtroppo mi ha dato buca perché è rimasta a piedi con la macchina, un disastro. Accendini, colla, elastici, un giravite che usiamo praticamente sempre, sempre lo stesso, non, cioè non andiamo sempre a prendere fuori tutta la cassetta degli attrezzi e le liste della spesa, eccetera, eccetera. Ah, finalmente, ragazzi, ho passato tutta la cucina esternamente con... ancora bagnato qui. Con acqua e ammoniaca, questa in particolare. C'ha un profumo stupendo. Ho passato tutte le ante esternamente, tutta questa zona qui, ce ne sono un sacco. Più che altro si accumula sempre la polvere in questo righino, perché comunque, diciamo, c'è come piano d'appoggio. E niente, adesso devo aiutare Vittorio con i compiti d'inglese e quindi al momento vi mollo, però prima magari
Vado a sbirciare che cosa abbiamo come decorazioni autunnali, come ho detto prima, perché sono curiosa di vedere cosa, perché non me lo ricordo più. Adesso lo vediamo insieme. Ecco qui il cassetto delle decorazioni. La prezzemolina sempre presente, adesso appoggio così vi faccio vedere con calma. Allora, proviamo con una mano sola, ecco qua. Con questa bustina di plastica qui, vabbè, no, queste sono le decorazioni per la stanzetta per Halloween. C'è poco e niente perché non impazzisco per questa festa. Ci sono queste piccole tipo lanternine, abbiamo il teschietto e la zucca. Ah, ho capito. Praticamente, ecco, è un po' tipo mi fa tipo fotocamera a specchio qui. Un altro teschietto qua, un fischietto. Delle ghirlande da appendere, sono zucche di Ikea, niente di che, non è che voglio terrorizzare i bambini. E gli adesivi sempre di Ikea, vabbè, queste però le posticipiamo. Vediamo cosa c'è. Questo è nuovo, sento l'odore da qui, da quando l'ho aperto. È un putpourri di Ikea, odora di pesca in una maniera spaventosa. Allora, io amo questa stagione perché le decorazioni autunnali, che sono prevalentemente arancioni, stanno d'addio col mio colore alle pareti, che è questa sorta di salmone. Non badate, è un po' di casino lì, quello è l'angolo che odio. Vabbè, non c'è niente, c'è la guinzaglia, c'è la pettorina, il guinzaglio, i sacchetti del cane, però. Vorrei trovare un'altra soluzione. Allora, dicevo, questo qui, odora di pesca, è stupendo. Contavo di metterlo magari in un vassoio, ne ho acquistato uno da poco, a 2 soldi, un vassoio che è fondo a specchio, che è stupendo. Vabbè, questo non c'entra niente, è una vita che lo vorrei mettere fuori la porta. Una cosa che piace tantissimo a mio marito, so che è molto forte come decorazione. Però adesso io ho una targhetta con il cognome in ceramica che mi ha fatto mia suocera, bellissima bianca. Semmai penserò di, diciamo, di mettere la classica targhetta in ottone, scelgo quello. Questa è la confezione della partecipazione di matrimonio di una delle mie più care amiche. Mi piaceva tanto, ho estratto la partecipazione, però non so cosa farmene. Se avete qualche consiglio di qualche, diciamo, progettino creativo, e qua chiedo aiuto alla mia amica Manuela, blogger del blog Malati di Pulito. Tesoro, Emanuela Creazioni Fimose, adesso non mi ricordo più qual è il nome del tuo canale. Manuela Ragazzi si chiama, cercatela perché è bravissima. Se sai darmi qualche bel consiglio, mi piacerebbe creare qualcosa qui. Poi abbiamo, ecco qua, la busta vera e propria. Io in realtà sono emozionata perché mi ricordo che c'era una Yankee a tema autunnale. Poiché quest'anno mi sono innamorata della Vibram Saffron, che è arancione, non l'ho presa perché so che avevo già una giara media qui. E comunque al momento non mi serviva, ho preso una Tarte e ho preso un votivo. Anche se il votivo non si sente granché. Aspettate che sia incastrato. Allora, eccole qua. Allora, qui ci sono tutte zucchette in polistirolo, le trovo stupende. Guardate questo effetto tipo terriccio invecchiato. Dio, sembra pepe, vabbè. Poi c'è. Le ho prese alla Coin. Ci sono anche questi due rametti. Comunque costavano circa 3 euro. Non ho voluto esagerare. Poi magari ogni anno potrei prendere qualcosa e arricchire un po' senza esagerare. Io questi li metto solitamente lì dove ho quei fiori bianchi. Ci aggiungo anche questi e do un tocco di colore. E ne ho presi due. Qui montagne di zucche. Ci sono anche un paio di foglie qui. Arancioni di stoffa, non so da dove sono uscite, ma sono molto molto carine. Poi che abbiamo? Ah sì, eccoci qui. Eccola qua, mi ricordavo che era arancione, ma nel negozio non la trovavo. Cioè, ne vedevo altre che ero convinta che non erano quelle. Dicevo, ma quale avrò preso? Adesso ho capito perché anche questa è della Capsule Collection dell'autunno. Questa non viene replicata sempre, se ho capito bene. Allora, One Clementine, vabbè, semplice miele e agrumi, clementine. Mamma mia, ragazze, è stupenda. Sapete di cosa sa? Dato che c'è la nota di miele, di quelle scorze di arancia candite che io amo. E infine, questa pure me la ricordo, l'adoro, l'ho presa da Casa Shops. È tutta imbrogliata. È una ghirlanda di legno che alterna un tronchetto ad una foglia autunnale. Vedete? Io la metto su questo specchio, proprio tutta intorno all'arcata. Metto un ramo di pino con delle bacche rosse quando è Natale e metto questa d'estate e buonanotte d'autunno. Invece, in questo centro a cuore qui ci sono le conchiglie, le cose estive. Adesso le togliamo e le sostituiamo con le zucche. Se
Semmai, dato che ho molte candele con l'arancio nella mia stanza da letto, potrei andare anche a sostituire queste. Oddio, non riesco proprio a inquadrarmi. Comunque, potrei mettere magari quelle lì beige, eccetera, eccetera. Non so dove mettere la candela. Qui no, già non mi piace questa composizione. Questa era una campanella di vetro con un angelo, stupenda. Purtroppo si è spaccata appena l'ho portata a casa, è di Maison du Monde. Io ci ho appoggiato questo posacenere, lo so che è strano. Anche metterci questa, però non la voglio togliere perché la uso molto spesso. Guardate, nonostante sia così piccina, la gera piccola mi profuma tutto l'ambiente. Mentre il pot-pourri oppure la candela arancione potrei tranquillamente metterle qua. Ecco qui il vassoio che ho acquistato. Ho pagato solo 8 euro in negozi vicino casa, che io vi ripeto sempre, se siete di Napoli fatemelo sapere che ve lo consiglio. Diciamo che nasce come un negozio di detersivi, ma ha tutto. Ho preso anche questa e l'ho pagata una sciocchezza della tipo 1,50 euro con scritto Love Home Happiness Life. Vabbè, questo è il portacandele d'IKEA, io me li tengo anche vuoti, anche se neanche la lavastoviglie è riuscita a togliere questi residui, mi dovrei mettere proprio là con la paglietta e grattarli via. Questa mi sembra che viene sempre da questo negozio, non ne sono sicura. Una semplice candela beige che non sa assolutamente di niente, quindi sono anni che ce l'ho, ma la tengo per decorazione. Magari potrei sostituire la Yankee, la metto qui, oppure sostituisco questo, che comunque torna al suo posto di origine. Ho arrangiato qui ieri, tanto per farmi un'idea. E qui potrei mettere tutto il putpourri arancione, magari ci sta bene. In realtà io qui avevo il mappamondo di Maison du Monde, che è una chicca. Perché questa è una chicca? Perché è il mappamondo in beige, lo adoro veramente. Praticamente ho fatto questo cambio, io in realtà il vassoio lo volevo mettere a centro tavola, dove ho questa grossa gabbia nella quale andrò a inserire sicuramente qualche zucca. Però è successo che mettere una cosa bassa a tavola proprio non mi piaceva. Quindi il vassoio perdeva tantissimo se lo lasciavo lì in libreria. Gli volevo dare più risalto e l'ho messo qui. Va bene, ragazze, io chiudo qui il vlog. Vi ripeto, me ne occuperò oggi pomeriggio di sistemare queste cose perché magari approfitterò anche per gettare qualcosa. Sicuramente troverò qualche altra cosa. E niente, vi dicevo, chiudo qui il vlog perché devo aiutare Vittorio con i compiti in inglese. Ciao! È già Halloween? Va bene. E niente, ottobre, tra l'altro, è anche il compleanno dei miei bambini. Vittorio compie gli anni l'8 e Giordano il 13. Mi devo andare un attimo a restaurare, no? Vabbè, oggi non sono proprio pietosa. Ci vediamo nei prossimi giorni. Spero di fare più video, però mi sto organizzando un pochino. Aiuto! Ciao a tutte!